Benvenuti ad una nuova puntata di Agricoltura. Siamo in compagnia del dottor Iannotta, ordinario dell'Accademia Nazionale dell'Ulivo. Nella precedente puntata avevamo già preannunciato che il tema di oggi avrebbe riguardato le patologie dell'ulivo. Dottor Iannotta, quali sono le malattie più importanti e quali gli agenti eziologici che le determinano? Allora, se oggi parliamo di fitopatologie dell'olivo, che appartengono, diciamo, a tre gruppi sistematici, gli agenti patogeni sono di tre tipi diversi. Appartengono alla famiglia dei batteri, a quella dei funghi e a quella dei virus. Diciamo subito che diciamo, le virosi, per quanto attiene l'olivo, sono sindromi abbastanza lievi, con danni minimi, per cui diciamo c'è poca attenzione, al contrario di quello che avviene per l'uomo, per l'olivo i virus diciamo non sono un problema. Il problema vero sono le malattie fungine, che sono tantissime, alcune delle quali sono molto diffuse e importanti, come per esempio l'occhio di pavone, come per esempio la lebbra, oppure come il verticillium, che è una malattia molto grave e che adesso in questi ultimi tempi si sta molto diffondendo su tutto il territorio nazionale. Alla prima categoria di batteri invece appartengono le malattie batteriche, le cosiddette batteriosi. E fra queste diciamo, ce n'è qualcuna che è cominciata a preoccupare, soprattutto per gli eventi che stanno succedendo in Puglia. Lei ci ha fatto l'elenco delle fitopatologie dell'olivo, per intenderci quelle storiche, ma in questi ultimi anni, alla luce di quello che sta accadendo in Puglia, si è prepotentemente affacciata una nuova malattia, la xylella fastidiosa, che è diventato il problema più importante dell'olivicoltura italiana. Potrebbe infettare anche gli olivi calabri? Beh, intanto diciamo che praticamente questa malattia si è affacciata nel 2013 in Italia, nel Golfo di Gallipoli, nel Salento. Io mi sono trovato nella mia esperienza di ricercatore allora, diciamo, a studiare i fattori per cui questi batteri si erano presentati in questa zona e dagli studi effettuati dai ricercatori americani, io sono andato a fare una ricerca bibliografica, ho visto che le condizioni climatiche del Golfo di Los Angeles, quindi dalla California, da dove si origina questo batterio, e quelle del Golfo di Gallipoli erano fra loro sovrapponibili, quindi c'erano le stesse condizioni climatiche per cui si è sviluppato questo batterio. È evidente che sarà stato importato attraverso qualche altra pianta perché è polifago, quindi non attacca solo l'olivo, attacca anche altre specie erbacee ed arboree. Si tratta quindi di un batterio, la eziologia è molto semplice perché questo batterio si introduce all'interno del sistema conduttore delle piante, si moltiplica vortiginosamente in condizioni a loro favorevoli e quindi creano delle masse di batteri all'interno di questi vasi per cui impediscono il passaggio della linfa. Il passaggio della linfa ovviamente che viene interrotto provoca il disseccamento, infatti la malattia, la sindrome si chiama disseccamento rapido dell'olivo, si chiama proprio così. E allora, diciamo, intanto, se vogliamo, possiamo vedere questo batterio che è stato fotografato, diciamo, al microscopio e si può vedere come si diffonde all'interno della cellula, provocando, diciamo, gravi danni alla pianta, visibili attraverso la prossima diapositiva, dove si vede sta pianta con tante rami, diciamo, disseccati. Questa è stata scattata proprio nella zona di Nardona, dove c'è questa cultivar che si chiama Cellina, che insieme all'Ogliarola, diciamo, sono quelle più sensibili a questa malattia. Quella che noi vediamo è una sintomatologia intermedia, cioè dove praticamente i rami sono disseccati e ancora la pianta sopravvive. Ma col passare del tempo poi questo disseccamento interessa tutta la pianta e la pianta finisce per morire, muore. Ci si chiede ma come fa questo batterio a muoversi da una pianta all'altra e quindi praticamente a creare delle infezioni per una propria mobilità che non ha, qualunque batterio non ha una mobilità propria. Ci deve essere un vettore
che lo trasporta e che lo trasmette. In questo caso si tratta, c'è questo problema, si tratta di una cicalina, che anche questa la possiamo vedere in diapositiva, che è la quale cicalina ha un apparato boccale lambente succhiante. Quindi nel momento in cui introduce il proprio apparato boccale all'interno dei vasi della pianta per succhiare la linfa, automaticamente trasmette questo batterio di cui si è rimbrattata nella pianta in vetro. E quindi da pianta in pianta da questa malattia sta andando avanti. E prima era circoscritta solo alla zona del Salento, adesso diciamo interessa tutta la provincia di Lecce, tutta la provincia di Brindisi, è cominciata anche nella provincia di Bari. Quindi è in forte espansione per adesso solo in Puglia. Non ci sono prove scientifiche che questo batterio sia anche in altre regioni. E a questo proposito io, sulla base della domanda che mi ha fatto, volevo dire che in Calabria al momento non esiste questa malattia, questo batterio non è ancora arrivato e speriamo che mai arriverà. Comunque io sono anche fiducioso in relazione alle condizioni climatiche diverse che ha la Calabria rispetto al Salento, perché noi abbiamo escursioni termiche molto più ampie, con periodi di freddo abbastanza intenso, e quindi questo impedisce che questo batterio possa acclimatarsi e possa poi moltiplicarsi in quel modo abnorme, come abbiamo visto, tanto da creare delle masse che occludono, diciamo, il sistema conduttore della pianta. Il problema di questa malattia è che, come si combatte? Il problema è che i batteri vengono combattuti con gli antibiotici in tutti gli esseri viventi, ma purtroppo in agricoltura l'uso degli antibiotici è impedito, è vietato, è interdetto, quindi non possiamo utilizzare gli antibiotici. Allora dobbiamo ricorrere ad altri sistemi e recentemente la ricerca ha messo a punto, diciamo, ha individuato nell'ambito del grande patrimonio genetico dell'oliva, ha individuato delle cultivar, dei genotipi che sono resistenti a questa malattia. Per cui, diciamo, la strategia da seguire dovrebbe essere un po' quella che poi l'Unione Europea attraverso i propri decreti aveva già dall'inizio indicato, cioè la distruzione delle piante infette vecchie con la sostituzione di piante nuove con cultivar, diciamo, ad alta resistenza rispetto a questa malattia. Ecco, se poi continuiamo con il discorso, vorrei, diciamo, sottolineare un aspetto molto importante. Adesso io vi farò vedere un'altra malattia, che è la verticilliosi. Questa verticilliosi in realtà è molto simile alla xylella, perché in questo caso è un fungo e non un batterio che invade il sistema conduttore della pianta, e anche qui, come potete vedere nella diapositiva, ci sono questi rametti che disseccano piano piano, prima quelli più distali, poi quelli più prossimali, fino a interessare tutta la pianta, fino a, diciamo, anche a danneggiarla fino alla morte questa pianta. La differenza sostanziale fra le due malattie è proprio la eziologia, perché quella è provocata da un batterio e quindi questo batterio, diciamo, è poco trattabile dal punto di vista della terapia, mentre invece questa è l'eziologia è riferita a un fungo, Verticillium Dahliae, si chiama così. E in questo caso è possibile usare i prodotti fungicidi e, diciamo, negli anni scorsi, contro questa malattia, per esempio il CREA OFA di Rende ha svolto delle ricerche molto interessanti per trattare questa malattia attraverso iniezioni al tronco con sostanze fungicide. In queste fotografie si vede la sequenza di come si opera, facendo prima, diciamo, un foro all'interno del tronco con un piccolo trapano elettrico e poi la apposizione della siringa di plastica con il prodotto fungicida, il quale viene assorbito dalla pianta, viene messo in circolo perché è una sostanza, si chiama fosetil alluminium, il principio attivo. È molto citotropico, è attivo, diciamo, nel suo movimento e quindi si distribuisce conseguente a questo attacco parassitario. Altri patogeni più importanti e dannosi, quali sono? Ecco, gli altri patogeni più importanti e dannosi, come dicevamo prima,
possiamo riferire alcune malattie fungine che sono dannose sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista economico. Per esempio, la prima delle quali che vi faccio vedere attraverso questa diapositiva che adesso il registro vi inquadra è il cosiddetto marciume dei frutti, Camelosporium dalmaticum. Questo marciume si provoca sulla drupa a seguito di una puntura di un insetto utile che è la Prolasioptera berlusiana, che è un parassita della mosca, che però, diciamo, oltre al suo effetto benefico, c'è anche un effetto collaterale, perché sul buchetto che introduce la Prolasioptera per andare a parassitizzare l'uovo della mosca, crea questa apertura sulla cuticola, per cui si introducono questi funghi, i quali poi piano piano si allargano e provocano questa sintomatologia che noi vediamo sulla drupa. In realtà quella sintomatologia che vedevamo prima è brutta dal punto di vista estetico, danneggia moltissimo le olive da tavolo, ma dal punto di vista dell'olio non provoca gravi danni. Gravidanti invece provoca quest'altra patologia, che adesso eccola, che il registro ci fa vedere, che è riferita alla lebbra. Questa è la lebbra dell'olivo e attacca, naturalmente i frutti, come vedete li mummifica, li rende praticamente in condizioni pietose, per cui i danni sono enormi sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, perché l'olio che si ottiene da queste olive in vette sono oli particolarmente alterati, particolarmente negativi. Anche in questo caso la lotta è molto difficile, comunque si possono fare con prodotti a base cuprica e quindi fare trattamenti efficaci contro questa malattia, che è diffusa soprattutto nella piana di Gioia Tauro. Se vediamo ancora una diapositiva, vorrei riferirvi di un'altra patologia, che è quella di, prego il regista di mandarla, che è l'occhio di pavone, si chiama così per questi cerchi concentrici, che è una malattia fungina molto importante, molto diffusa, che interessa moltissime cultivar e che crea molti problemi soprattutto nelle zone di fondovalle, nelle pianure, dove con l'umidità si sviluppano queste tacche brune che praticamente poi provocano defogliazione fino a portare alla morte la pianta. L'ultima patologia di cui vi faccio questa carrellata stamattina riguarda la rogna dell'olivo. Anche in questo caso si tratta di una batteriosi, di un batterio che attacca i rami dell'olivo, però in questo caso i danni sono soltanto estetici, nel senso che sono brutti a vedersi questi tubercoli, questi tumori che si diffondono sui rami principali, sul fusto, ma non provocano gravi danni né dal punto di vista quantitativo, né dal punto di vista qualitativo. Grazie come sempre il dottor Iannotta per gli argomenti molto interessanti e soprattutto importanti. Noi ci rivediamo nella prossima puntata, dove parleremo dei danni diretti e indiretti che i parassiti provocano sulla qualità dell'olivo. Arrivederci. Cari amici, benvenuti a una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di Federterziaria Agricoltura dedicata al mondo dell'agroalimentare e dell'agricoltura in generale. In queste ultime puntate, cari amici, noi abbiamo affrontato quello che era il problema del credito. Lo abbiamo affrontato dal punto di vista delle possibilità per quanto riguarda quelle offerte dal FEI con il responsabile Small Business di Credem. Siamo andati oltre approfondendo in parte quelle che sono le tematiche di SME, con la promessa del dottore Gaudio di tornare a trovarci, ed oggi, per chiudere il cerchio su quelle che sono le opportunità per il credito, abbiamo come ospite il dottor Roberto Vernioli, che è responsabile della Federazione Credito di Federterziario, e oggi a lui vogliamo chiedere, proprio per quanto riguarda il credito, perché innanzitutto una federazione all'interno di Federterziario dedicata al credito e qual è l'importanza per le imprese in questo momento dell'accesso al credito. Bene, grazie dell'invito. Noi siamo appunto Federterziario Credito, un settore dell'associazione di categoria che si occupa dell'accompagnamento delle imprese
all'accesso al credito, possibilmente un accesso al credito facilitato è migliore rispetto a quello che normalmente viene applicato dal sistema creditizio in genere. Noi siamo degli operatori, io amo definirmi in questo modo, cioè degli operatori di questa economia sociale che noi abbiamo e che deve rendere il più possibile consapevoli gli imprenditori di quelli che sono gli strumenti agevolativi che ci sono e che sono accessibili, e quindi a dare una, come dire, una forma e un accompagnamento di questo tipo, cioè far capire quali sono i fondi, quali sono i finanziamenti, quali sono che sono destinati specificatamente alle nostre micro e piccole e medie imprese. Le nostre sono caratterizzate proprio dalle dimensioni. Il problema è rapportare l'esigenza del credito a quella che è la realtà del tessuto sociale. La volta che abbiamo affrontato in agricoltura il discorso dell'agricoltura si parlava di nano imprese, ma anche per quanto riguarda il settore del commercio, dei servizi, spesso la nostra realtà, con le dovute eccezioni, però la stragrande maggioranza è fatta da microimprese. Perfetto, quindi noi anche questo processo anche di formazione che facciamo nei confronti delle nostre imprese associate è proprio quello di rendere consapevoli e sostenere, quindi, e non rendere dipendenti da quelli che sono i fondi pubblici, i contributi, i bonus che via via si stanno, come dire, avvicinando maturando e maturando in questo periodo particolare, però dobbiamo, come dire, accompagnare realmente le imprese su questo fronte, tenendo conto di due esigenze fondamentali, cioè quello di creare il sistema, creare i canali facili da utilizzare per quanto riguarda le nostre imprese, quindi stipulando convenzioni specifiche con istituti di credito, società di leasing e anche con Fidi, sui quali poi ritornerò, ma anche quello di pensare non solo alle aziende già esistenti sul mercato che hanno bisogno di rafforzarsi, di essere sostenute, ma anche quello che sono quella che è la neoimprenditoria, quelle che sono i giovani che vogliono avviarsi verso il mondo imprenditoriale. Quindi anche su questo settore noi come Sportello Credito ci siamo e avviciniamo le imprese, i giovani e cerchiamo di avvicinarle al mondo imprenditoriale. Noi siamo sportello da qui a qualche giorno, sportello dell'ente nazionale microcredito, che quindi questo significa che voglio dire, avremo modo di lavorare direttamente l'azienda con canali diretti, sia sulle attività commerciali, sia alle attività artigiane, sia alle attività agricole, cioè il microcredito rurale che può essere molto interessante per il settore, per il settore dell'agricoltura in questo caso. Quindi queste agevolazioni noi cerchiamo di renderle il più possibile fruibili, facili da utilizzare. Naturalmente devo dire una cosa, ci sono delle difficoltà sostanziali nel lavorare. Proprio su questo, già ci diciamo, per chi non segue un percorso di accompagnamento al credito, io parlo dell'azienda tipo, che decide di andare in banca per poter chiedere un finanziamento, eccetera, spesso si scontra con delle difficoltà che non sono difficoltà legate a un no della banca dovuto a un'antipatia, chiamiamola così, ma sono legate, lo avevamo già in parte accennato nelle puntate precedenti, ad un discorso di formazione della struttura del bilancio dell'azienda, che spesso o è carente soprattutto per le agricole, per il sistema fiscale delle aziende agricole, o che spesso non è indirizzata verso quelli che sono gli indici bancari di valutazione. Allora, in questo caso la domanda che le faccio è: per accompagnare un'azienda al credito, di che cosa ha bisogno l'azienda e come si può intervenire? In questo caso, come interviene Federterziario Credito? Federterziario Credito interviene in un modo anche abbastanza semplice e diretto. Faccio un esempio, per le società di capitali basta che l'impresa ci dia il suo numero di partita IVA e il numero di telefono del consulente, del commercialista. Noi riusciamo, per le società, in questo caso di capitali, a sviluppare un rapporto, sviluppando anche gli indici di bilancio, le valutazioni, MOL, e tutte le indicazioni, a sviluppare un rapporto gratuito, sottolineo gratuito, in meno di 3 ore, perché abbiamo messo dentro un sistema di valutazione di queste nostre imprese ci permette di raccogliere tutti i dati pubblici che l'impresa ha
Naturalmente l'impresa deve essere associata e ci deve dare sì, deve associata mandato, a fede terziario e deve dare ovviamente la delega. Il mandato e la delega per poter operare su questo fronte e il numero di telefono del commercialista con il quale noi collaboriamo, ci sentiamo in strettissima siamo fortemente in sintonia con i professionisti perché è da loro che ci provengono le maggiori informazioni sul e su questo già noi sviluppiamo un rapporto che può essere già, c'è una prima valutazione del rating bancario, di quanto possibili affidamenti potrebbe ancora ottenere la nostra impresa con il sistema creditizio. Naturalmente se ci sono delle criticità, dei momenti di valutazione, anche di aggiustamento dei bilanci, bisogna che ci si sieda a tavolino e lì poi il servizio diventa un po' più oneroso, nel senso che ha un piccolo costo, però ecco, ripeto, sempre rispetto con l'imprenditore, con i consulenti, riusciamo a risistemare le loro attività e i loro bilanci. E questo ci permette di avvicinarli e mandarli in banca, magari elaborando un piano di impresa e un flusso di cassa Che sia consono a quella che è la richiesta. La richiesta di investimenti, o liquidità o di consolidamento. Quindi questi strumenti noi li abbiamo. Per quanto riguarda le imprese in contabilità semplificata, il lavoro è un po' più lungo, perché bisogna ricostruire alcuni passaggi, però anche su quello noi ci siamo, cioè diamo il supporto necessario all'imprenditore perché si possa addivenire a un punto di contatto fra quello che è il percorso bancario e quella che è l'esigenza della singola azienda. E in un momento come questo in cui spesso tra l'emergenza Covid, tra anche le problematiche legate a una ripartenza di quelle che sono le attività produttive, spesso avere un punto di incontro o un riferimento per poter dialogare in maniera chiara e in sintonia con quelle che sono le esigenze del sistema bancario, che ricordiamolo non sono esigenze della singola filiale ma sono esigenze che sono imposte da Basilea 3, da Basilea 2 prima, certo. Da Basilea 3, che sono le norme che riguardano i rating per l'accesso al credito, in un momento come questo possono essere un valore aggiunto per favorire quella che è la ripartenza dei nostri mercati. Come chiosa di questa nostra chiacchierata, nell'ambito anche di Federterziario Credito, prima abbiamo parlato dello sportello, dell'attivazione dello sportello come ente microcredito, cos'altro c'è da aggiungere? Ci sono molte cose, infatti proprio in virtù di questo, per parlare anche di tutto il sistema Federterziario e non solo di Federterziario Agricoltura, incontreremo prossimamente anche il presidente regionale di Federterziario, ma nell'ambito che lei cura, quali possono essere le altre? Allora, noi abbiamo stipulato delle convenzioni con gli istituti di credito per avere anche rapporti di maggiore favore rispetto ai costi sui conti correnti e non magari sulle linee di credito. E questa è una linea che noi seguiamo per poter, in bonis seguire le imprese. Poi abbiamo altre convenzioni, ad esempio con alcuni confidi, che anche se ormai i confidi sono sempre più marginalizzati nel loro operare, però ci sono alcuni confidi che operano ancora in un settore che è particolarmente difficile, che è quello della prevenzione usura. Su queste linee di credito noi puntiamo molto e cerchiamo di accompagnare molte imprese che magari non hanno la possibilità di avere un accesso diretto al credito, ma di avere questo tipo di assistenza sulla prevenzione usura, che è una cosa in questo momento molto importante. Le banche sono fortemente orientate a farsi sostenere, a farsi assistere dal fondo centrale di garanzie, per quanto quindi i confidi non vengono più visti nella fase ordinaria come strumento agevolativo. Però costituiscono comunque quello che è un valore aggiunto. Un valore aggiunto è un servizio a 360 gradi. Bene, quindi su questo, per quanto non si col tempo a disposizione, abbiamo tentato di offrire quello che è il quadro che come Federterziario offriamo per quanto riguarda l'accesso al credito. E la consulenza su tutte le altre agevolazioni, Resto al Sud, eccetera. Quindi su questo io ringrazio il dottor Vernioli e vi do appuntamento alla prossima puntata.